Sì, ha le fibre veloci, si ghisa in fretta. Ciao, sono Giorgia Tesio, 23 anni, vengo da Cuneo e anch'io faccio parte della nazionale di arrampicata sportiva. In quanto specialista di blocchi, adattarmi alla lead è un periodo più difficile, richiede resistenza che non sono abituata magari a sopportare perché non si raggiunge nei blocchi un livello tale di resistenza. Comunque la lead è sempre stata una disciplina che mi piace comunque andare in falesia, quindi era combinata fattibile rispetto a quella che veniva richiesta alle Olimpiadi precedenti, dove si chiedeva anche la speed. È un buon compromesso per approcciarci pian piano al mondo olimpico. Siamo uno sport nuovo e quindi bisogna scendere a compromessi. Sicuramente allenarmi con Laura in lead è un grande stimolo perché appunto lei è molto forte nella sua specialità e quindi vedere che arriva veramente a un livello alto anche negli allenamenti è un grande stimolo per cercare di migliorare. Ovviamente è difficile magari per me riuscire a replicare le metode o comunque il suo tipo di scalata, però è un grande stimolo a migliorare quello che è, diciamo, il mio punto debole di questa combinata. Se mi trovassi in finale con Laura in combinata, sicuramente la parte in cui è più temibile è la lead, potrebbe. Poi ovviamente in gara non si sa, però potrebbe vincere tranquillamente la gara di lead. Non si sa mai, però comunque le possibilità che vinca la gara di lead sono alte, quindi per me quella sarebbe la parte più d'ostacolo, perché è molto forte in quello che io non sono.